inizierei a presentare allora questi fantastici atleti, il Team Italia, e non possiamo che farlo con il capitano Manny Mambo Reinkegger. Nome e cognome? Manfred Reinkegger. Dove abiti? A Selva dei Molini, ballerina. Anche se divento sempre più vecchio, devo dire, l'anno scorso mi è andato molto bene. È importante star bene, poi dico sempre, tutto quello che viene va bene. Lorenzo Osne. Dove abiti? Bormio, Alta Valtellina. Sono quelle cose, i sogni fin da quando comincia a fare sciapismo, a far gare, sono quelle tappe mitiche dove vedi tantissima gente a fare il tifo e passare lì per prima. È veramente stata un'emozione, è stato veramente bello e boh, speriamo, quest'anno ripeto è dura, però io spero di essere qui. L'anno scorso è andato in grande pompa, novembre-dicembre, poi sappiamo, mononucleosi ti ha azzoppato, sappiamo che quest'anno sei di nuovo in grande forma. Damiano Renzi. Dove abiti? Ceppo Morelli. Età? 25. Dell'Intrezzo. Dove abiti? Alla Salle. Età? 30 anni. Forse mi sono allenato un po' troppo, perché per competere con tutti questi campioni dovrò allenarmi. Matteo Idallini. Dove abiti? Sauze Durs. Età? 27 anni, compiuti da poco. Gloriana Pellissier. Dove abiti? Abito a Villeneuve, località La Crête. Elena Nicolini. Dove abiti? Molveno. Questa sera c'è stata la presentazione ufficiale delle squadre nazionali di sci alpinismo italiano ed eccoci qua con Oscar Angeloni, che è il direttore tecnico. Sei contento di questa festa, di questa sera? Sicuramente sì, un modo per presentarci anche ai più che magari non ci vedono spesso o ci vedono solo sui giornali o ci vedono passare, quindi è un'occasione anche per farci vedere. Direi che è uscita bene, i ragazzi sono contenti e questo a me fa piacere, insomma. Com'è la squadra di quest'anno? Come siamo messi? È più forte, meno forte? Ma la squadra sta bene, sta veramente bene. Dire che è più forte è un po' dura, però il livello è molto alto anche nelle altre nazioni. Noi sicuramente facciamo la nostra parte e ho fiducia in questa nazionale che secondo me quest'anno ci darà tanto come ha già dato gli anni scorsi, però sono convinto che riusciremo a fare bene. Dislivello la scorsa stagione?
300.000. Non ne ho la più pallida idea. Miglior risultato in carriera? Vittoria in Coppa del Mondo. Vincitore della Coppa del Mondo. Lo sci alpinista preferito? Uomo o donna? Uomo. Uomo, sicuramente Manni è un buon riferimento, ma anche mio papà, Franco. Chi sarà il più forte la prossima stagione? Io. Spero io. Quale gara ti piacerebbe vincere? La pattuglia, sì, che mi manca ancora. Dislivello la scorsa stagione? 165.000 metri. Non ho idea. Chi sarà il più forte la prossima stagione? Lenzi. La sci alpinista preferita? Martina Valmassoi. non mi ricordo. Di cosa sei particolarmente contento? Della squadra. Cosa ti piacerebbe avere in più? Non dirmi i soldi per la squadra, lo sappiamo che non bastano mai. Che bella domanda che hai fatto. Ho già tanto perché ho un buon rapporto con loro, non sono proprio il direttore tecnico, sono anche un amico, quindi ho già tanto. Mi accontento per il momento di quello che ho. L'unica cosa che vorrei dalla squadra, adesso come adesso, vorrei vincere i mondiali in Francia. La scelta di Falcade non è casuale, in primis perché ci invitano e quindi oggigiorno fa piacere non spendere tanti soldi in giro e insomma l'hotel Dolomiti qui a Falcade ci dà una grossa mano. Abbiamo la fortuna ogni anno di trovare la neve a metà novembre, quindi per noi è San Pellegrino, Marmolada, comunque in Dolomiti riusciamo ad allenarci e quindi non a caso questa scelta, insomma. Miglior risultato in carriera? Ho vinto la Pierra Menta l'anno scorso. Penso ai campionati mondiali a Cloud, vincitore. Chi è il Presidente della Repubblica? Napolitano. Radice quadrata di 64? Non posso farcela. Dunque, radice quadrata di 64, 8. La tua atleta preferita nello sci alpinismo? È la Gloriana. Letizia Ru. D'estate bici o corsa? Tutte e due. Tutte e due. Sesso prima della gara? Anche sì. No. Vietato. Se si può, sì. Se capita, chiaramente, anche il giorno stesso. Anche proprio mentre gli altri stanno facendo la gara, si può capitare.